si è svolto a Roma e Bologna il workshop Scopri Perù, organizzato da Prom Perù per presentare la variegata offerta turistica peruviana agli agenti di viaggi. Per la prima volta in Italia ha partecipato il nuovo general manager di Prom Perù, Jacqueline Saettone, insieme a Rossio Florian, responsabile per il mercato italiano. Io ho incominciato 4 mesi fa e una delle cose che abbiamo incominciato a fare è di lavorare molto vicino con il settore privato, quindi uscire con pacchetti, e non soltanto con promozionando l'immagine, ma anche con pacchetti concreti per fare la venta, quello è un punto. Il secondo punto è che stiamo lavorando sulla marca Paese, che è molto importante, che si lancerà quest'anno. Vediamo con molto ottimismo il mercato italiano, perché è un mercato che risponde molto bene, è un mercato che ha la sensibilità per i prodotti che noi possiamo offrire, per esempio le culture ancestrali, le culture vive, la gastronomia, la diversità, la natura, ed è un mercato che ha risposto molto bene. Per esempio l'anno scorso, che è stato un anno di crisi, è stato ridotto molto di meno che altri mercati, no? E in più i turisti che sono venuti in vacanza hanno cresciuto e hanno speso di più che nell'anno 2008. La novità per quanto alla promozione nel mercato italiano è rivolta a un lavoro più stretto con i tour operatori, no? Questo è stato il primo anno che abbiamo lanciato una gara, che siamo in pieno processo, per avere degli avviati sia nel campo della formazione rivolta all'agenzia di viaggi, ossia nel campo della pubblicità. Le linee aeree LAN ed Air Europa sono partner essenziali in questa fase di lancio del Perù sul mercato italiano, mentre le catene alberghiere peruviane Inca Terra e Libertador hanno presentato le loro strutture ricettive. Sono Roberto Zanone, General Manager della Vamos International di Milano, siamo GSA di compagnie aeree, tra le quali abbiamo il piacere e l'onore di rappresentare anche la LAN Airlines in Italia. È una compagnia nata in Cile, come LAN Cile, che ha aperto le proprie compagnie anche in Argentina, in Perù e in Ecuador. Noi voliamo dall'Italia, siamo in One World, quindi siamo con i nostri partner di Iberia in co-sharing fino a Madrid, da dove partono tutti i nostri aerei. Con gli Airbus A330 voliamo giù a Santiago del Cile, giornaliero, più i voli in co-sharing. Voliamo invece con i 767-300, sempre da Madrid, volo notturno, a Lima tutti i giorni, più Ecuador, Guayaquil e Quito tutti i giorni. Il 22 di febbraio di quest'anno abbiamo aperto il nuovo volo Madrid-Lima con perfetti collegamenti dall'Italia, tanto da Roma come Milano e da Venezia. Sono 4 voli settimanali operati con Airbus 300 moderni. E i collegamenti sono di 2 ore massimo a Madrid, perfetti per tutti i passeggeri italiani. Los hoteles Libertador del Perú son una colección de hoteles privados, la cadena más importante del país con una presencia de más de 30 años en el Perú, que a partir del año pasado ha comenzado a hacer un joint venture con la prestigiosísima cadena Starwood International. Soy Lisa Macías de la compañía Inca Terra, que tenemos 3 hoteles en Perú. Y con el ecoturismo. Somos pioneros en ecoturismo en Perú desde el año 1975. Tenemos el hotel Reserva Amazónica en la Amazonía, Machu Picchu Pueblo Hotel en Machu Picchu y La Casona en Cusco, la ciudad vecchia de Cusco, que es también el primo relé chateau de Perú.